Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo ad occuparci della situazione dell'autostrada, in particolare della A14 che attraversa la nostra regione. La Procura di Avellino ha dato l'ok al dissequestro dei viadotti e questo benché nulla sia cambiato al momento dal giorno in cui sono stati posti sotto sequestro. Nel frattempo proseguono i lavori di ASPI, la concessionaria autostradale Autostrade per l'Italia. Entro luglio sarà ripristinata la circolazione a due corsie. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. I viadotti insicuri adesso non rappresentano più un pericolo e questo senza che si sia reso necessario alcun intervento. Arriva la svolta per l'emergenza traffico. La Procura di Avellino, dopo le numerose sollecitazioni di Autostrade per l'Italia e del Ministero dei Trasporti, ha dato il via libera al dissequestro dei viadotti lungo la A14. La svolta nasce fuori da una lunga interlocuzione che si è avuto con il Ministero delle Infrastrutture e con la stessa Procura, che ha portato poi all'approvazione da parte della Procura stessa del provvedimento con la quale abbiamo richiesto la possibilità di poter cantierizzare in una maniera differente rispetto a quella che si utilizzerà in fase di esecuzione dei lavori. La Procura di Avellino ad inizio dicembre 2019 aveva proceduto al sequestro ritenendo non idonee le barriere di bordo ponte, ma da questa settimana non le ritiene più pericolose. Cos'è cambiato nel frattempo? Assolutamente nulla. Nessun lavoro specifico è stato effettuato in questi mesi. A seguito della tragedia del viadotto Acqualonga nella provincia di Avellino, in cui nel 2013 un pullman sfondò il New Jersey e precipitò per 30 metri, costando la vita a 40 persone, ASPI aveva provveduto alla sostituzione dei tirafondi che risalivano agli anni 80 lungo tutta la rete autostradale. E questo già prima del sequestro. Poi l'intervento della Procura, a cui non era bastato l'ammodernamento, ma ad oggi i tirafondi dei viadotti non sono stati nuovamente sostituiti. E le ambiguità non finiscono qui. Barriere e tirafondi sono gli stessi identici su tutti i circa 600 viadotti della A14. La Procura però ha scelto di sequestrarne solamente 13, di cui 8 in Abruzzo. E i motivi per cui alcuni viadotti siano stati sequestrati e altri no, rimangono tuttora ignoti. In ogni caso procedono i lavori notturni ad opera della società dei Benetton. Entro il 31 luglio, promette ASPI, saranno tutti terminati e sarà ripristinata la circolazione a due corsie. Degli 8 viadotti che interessano la regione Abruzzo, su 2 di questi, in particolare su quello dell'SS del Vomano e il viadotto Vallelungo, abbiamo già completato il posizionamento dei New Jersey e pertanto sono già fruibili a 2 corsie per senso di marcia, sia in direzione da Bari verso Ancona che da Ancona verso Bari. Sugli altri 6 viadotti sono in corso le attività. Questa notte abbiamo iniziato con i lavori in corrispondenza del viadotto Cerrano e del viadotto Santa Maria, che ricadono nella tratta tra Pescara Nord e Pineto, e proseguiremo con le attività anche nelle prossime notti, avvantaggiandoci di giorno facendo delle attività propedeutiche. Questo proprio per arrivare ad un completamento di tutto entro la mattina del 31 luglio. La chiusura del viadotto Cerrano nel periodo natalizio era stata una delle cause maggiori dell'emergenza traffico. Qui influisce anche una problematica che riguarda la franosità del terreno. ASPI si sta occupando anche di questo e la questione dovrebbe risolversi entro autunno. C'è un intervento geotecnico alla base della pila 1 del viadotto Cerrano, sul quale si sta realizzando un sistema di regimazione delle acque diverso. Sistema di regimazione delle acque che sarà quindi pronto per il prossimo autunno con l'arrivo delle piogge. Adesso la cronaca: è deceduto questa mattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile di Pescara Rocco Gianberardino il 72enne originario di San Severo, rimasto ferito lo scorso 13 luglio a Termoli dopo essere stato investito da un'auto. Trasferito dal San Timoteo nel Molise al nosocomio pescarese, è morto dopo un'agonia di 8 giorni a causa delle ferite riportate. Nel frattempo proseguono le indagini. Vediamo il servizio di Fabrizio Occhionero della redazione di Telemolise.
Non ce l'ha fatta Rocco Gianberardino, 72 anni, di Termoli, investito da un'auto sulle strisce pedonali nella serata di sabato 11 luglio in via Corsica. Il pensionato è morto dopo 10 giorni di agonia all'ospedale di Pescara, dove era stato trasferito a causa delle gravissime ferite riportate. Da una prima ricostruzione era uscito dal negozio di famiglia Piccoli Arredamenti per fare un prelievo al bancomat di fronte, quando è stato travolto da una Volkswagen Tiguan diretta verso Campomarino. Le sue condizioni sono risultate già critiche per la violenza dell'impatto. Rocco aveva perso molto sangue, riportando fratture multiple, tra cui la più grave al bacino. Dopo il trasporto al pronto soccorso del San Timoteo è stato disposto il trasferimento nell'ospedale abruzzese, dove i medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Per fare chiarezza sulle cause dell'investimento, la procura di Larino ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, potrebbe disporre l'autopsia. Al vaglio degli inquirenti la posizione del conducente dell'auto, un medico di 60 anni di Campobasso, dopo che è circolata voce, ma non confermata, che al momento dell'incidente fosse al telefono. I carabinieri della compagnia di Termoli, coordinati dal comandante Fabio Ficucello, stanno raccogliendo elementi ed eventuali testimonianze per ricostruire la dinamica dell'impatto costato la vita a Rocco Gianberardino, originario di San Severo e molto conosciuto in città. La sua morte segue quella di un giovane di 35 anni albanese, avvenuta sempre a causa di un investimento lungo la statale 16 in territorio di Campomarino. Per sostenere le spese per il rimpatrio della salma ed esprimere vicinanza alla famiglia, la comunità ha organizzato una raccolta di fondi. Ed ora proseguiamo il nostro telegiornale voltando pagina, occupandoci di politica. Andiamo a Teramo. Chiede rispetto ma resta nella maggioranza la consigliera comunale del gruppo misto Chiara Francesca Di Timoteo, una delle prime sostenitrici del sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto. Di Timoteo critica il fatto che non sia stata convocata al conclave di maggioranza organizzato dal primo cittadino teramano. Vediamo. Questi mesi, diciamo, ho mandato lettere e contro lettere per dire la mia posizione in consiglio comunale. Oggi la faccio tramite questa conferenza stampa per ribadire la mia posizione in consiglio, cioè quella di consigliera di maggioranza. Pensavo fosse chiaro in questi mesi, però ho letto anche alcune dichiarazioni da parte sia di assessori, consiglieri o anche ultimamente dal Presidente del Consiglio, nel quale mi metteva nei banchi dell'opposizione. Io, per una questione di coerenza, penso una parola secondo me un po' sconosciuta in questo consiglio comunale, sono una consigliera di maggioranza, che legge attentamente tutti gli atti che gli vengono proposti dall'amministrazione e che, se ha dei dubbi o delle perplessità, le fa notare, cosa che dovrebbe fare un consigliere di maggioranza. Da quando a febbraio ho lasciato il gruppo che ho fondato insieme anche ad altri, cioè quello di Gruppo Insieme Possiamo, sono stata isolata dal gruppo di maggioranza, e quindi non sono né stata invitata alla riunione che si è fatta al CEPPO e né vengo convocata alle riunioni di maggioranza, ma questo non importa, come non importa ai cittadini, perché vogliono più fatti che chiacchiere come questi episodi che stanno accadendo. Per il momento appartengo al gruppo misto come il regolamento comunale lo consente, per il momento rimango qui e se ci saranno degli eventuali cambiamenti, comunque, oppure apparterrò a qualche altro gruppo consigliare, comunque lo farò sapere prossimamente. La nostra finestra esterna oggi ci porta alla ICO, vedete collegato Paolo Renzetti, a cui do il buon pomeriggio. Parliamo chiaramente di impresa, di lavoro. Più volte purtroppo nel corso del nostro telegiornale abbiamo dovuto raccontare di imprese che chiudono, costrette insomma dalla crisi a lasciare a casa i dipendenti. In questo caso invece ci occupiamo di una bella notizia, di un'azienda che investe e che dunque crea ricchezza nel nostro territorio. Linea a te Paolo.
Buongiorno, è proprio così Alfredo, siamo a Pianella in una delle sedi degli stabilimenti della ICO, Industria Cartone Ondulato. Io ringrazio la dottoressa Giorgia Lancia, responsabile sviluppo dell'azienda ICO. Diceva il collega da studio, un'azienda che guarda al futuro, che è proiettata al futuro. Parliamo oggi di innovazione, di digitalizzazione, ma anche di rispetto dell'ambiente. Oggi c'è stato questo workshop, Liberi di esprimersi, in cui avete presentato uno dei vostri progetti, è così? Sì, buongiorno, grazie a tutti. Sì, oggi siamo qui per questo evento Liberi di esprimersi, in cui abbiamo voluto celebrare la collaborazione con Mario Di Paolo, di Spazio Di Paolo, e comunque promuovere tutti gli investimenti che stiamo facendo negli ultimi anni in tema di digitalizzazione e innovazione tecnologica. Infatti oggi abbiamo visto la stampa digitale, ma fanno parte del parco di investimenti anche il nuovo ondulatore Quantum 2 e il magazzino verticale. Vogliamo un attimo parlare anche della vostra azienda, prima di addentrarci un po' nel discorso più in maniera concreta. La vostra azienda, la ICO, cosa fa? Lavora tra l'altro nel mondo, mi diceva prima del collegamento, anche negli Stati Uniti. Sì, diciamo, la ICO è un'azienda nata su questo territorio in Abruzzo nel 1952, quindi sono quasi 70 anni che è attiva nel territorio. Il suo core business sono gli imballi in cartone ondulato, quindi abbiamo sul territorio tre stabilimenti al momento, uno a San Buceto, una a Pianella e una a Foggia. Da poco ha anche acquisito uno stabilimento di carta tissue, che è quello della Kimberly Clark della cartiera di Alanno, ed è proprio grazie a questo business, quello del tissue, che siamo riusciti ad entrare in mercati esteri come quello americano. Oggi è stato presentato questo progetto, questa stampa digitale che permette delle particolari lavorazioni che fino a qualche tempo fa non erano proponibili, soprattutto anche per quanto riguarda la stampa su alimenti. Sì. Diciamo che la tecnologia digitale è assolutamente innovativa nel mondo del packaging in cartone ondulato, perché le tecnologie, diciamo, precedenti o parallele, quella flessografica e quella offset, ponevano dei vincoli come appunto dei cliché di stampa e anche degli ottimi minimi di produzione. Grazie alla tecnologia digitale, che quindi ci consente di saltare questi passaggi, riusciamo a raggiungere una competitività che prima non poteva essere pensata. Questa mattina c'è stato questo workshop qui in azienda a Pianella, presenti anche diversi imprenditori, soprattutto del ramo vitivinicolo della nostra regione. Noi abbiamo ascoltato uno dei presenti, ovvero Lino Olivastri, rappresentante anche di Confindustria. Andiamo a vedere il servizio. Innovazione, digitalizzazione, rispetto dell'ambiente, va anche in questa direzione il progetto presentato questa mattina dalla ICO qui a Pianella. Dottor Olivastri, un progetto che Confindustria ovviamente abbraccia in pieno. Sì, sono tematiche che Confindustria sta abbracciando in pieno, soprattutto negli ultimi tempi. Il Green Deal e comunque l'economia circolare sono al centro delle politiche confindustriali del breve e medio periodo. Un progetto che vede questa azienda protagonista non solo in Abruzzo, non solo in Italia, ma nel mondo. Sì, anche perché rappresenta uno dei pochi punti in Europa che producono in digitale cartone ondulato. E la clientela media di questa attività non è di un settore, ma è trasversale, tutti i settori ne possono beneficiare, ma soprattutto questa rende competitiva non solo l'azienda ICO, ma l'azienda acquirente, perché riesce ad accorciare in maniera determinante il time to market di diversi prodotti. Oggi in particolare è stato presentato questo macchinario, questa stampa che permette un particolare lavoro, delle particolari incisioni sui cartoni ondulati. Sì, in pratica dal mio trascorso professionale posso attingere a piene mani. Questo processo evita tutta la prestampa di una volta, evita la realizzazione dei cliché, si va direttamente in stampa con il file che viene predeterminato all'origine dal creativo o comunque dal progettista. Per chiudere, Confindustria punta sempre più sulla digitalizzazione e l'innovazione anche per il futuro, anche in questo periodo post-Covid.
Sì, la digitalizzazione è il tema principale in questo momento. Avere aziende come questa o comunque avere un nucleo di aziende che sempre più investono nel digitale significa anche rafforzare un territorio. Confindustria è a fianco del territorio e a fianco delle imprese che innovano e digitalizzano i loro processi. E il Covid, dobbiamo dire che ha sicuramente accelerato il processo facendo in modo ci siamo resi tutti conto che senza digitale non si andava da nessuna parte e chi era già pronto, chi era già in linea su questo tema ha avuto dei benefici o meglio ha avuto meno disagi degli altri. E allora abbiamo ascoltato questo contributo, ci hai introdotto Paolo un po' l'argomento che volevo affrontare con la mia domanda posta alla dottoressa Lancia ed è questa. Abbiamo ascoltato in questi mesi di emergenza tante aziende che sono rimaste aperte durante il Covid, che hanno contribuito anche in qualche maniera a dare una mano nel periodo più difficile. Volevo sapere se ha impattato, immagino di sì, il Covid sulla vostra azienda, come e come state uscendo fuori da questo periodo di emergenza. Sì, allora diciamo che il Covid ha avuto un impatto assolutamente diretto perché essendo la nostra un'attività primaria noi abbiamo dovuto gestire l'emergenza Covid e siamo dovuti restare aperti, quindi diciamo tutta la fase produttiva, gli uffici di meno è dovuta restare attiva, quindi ci siamo dovuti organizzare subito per gestire appunto le regole di mantenimento della distanza e tutte quelle iniziative di protezione che comunque abbiamo dovuto mettere in pista subito. Siamo stati talmente bravi che l'ente certificatore RINA appunto ci ha riconosciuto tra le prime aziende in Italia la certificazione appunto di biosafety, che è quella riconosciuta alle aziende che sono particolarmente virtuose nella gestione appunto di questo tipo di emergenze, queste emergenze sanitarie. Paolo. Sì, prima di salutarci un'ultima domanda, perché questa mattina nel corso del workshop, proprio nel suo discorso agli imprenditori, agli ospiti presenti, lei ha puntato molto sull'aspetto ambiente, il rispetto per l'ambiente che per la ICO è davvero prioritario. Sì. Diciamo la ICO nasce come un'azienda ambientalista. Noi siamo un'azienda a completo ciclo integrato, infatti abbiamo la cartiera, l'ondulatore e lo scatolificio. Questo significa che noi raccogliamo la materia prima, che sono le carte, i cartoni appunto che tutti i giorni noi buttiamo nella raccolta differenziata, la rilavoriamo nella nostra cartiera e facciamo le scatole in cartone ondulato e con alcuni clienti a fine ciclo di vita del prodotto passiamo a raccogliere quella che per noi poi diventerà la materia prima, quindi diciamo che l'ecologia è nel nostro DNA. È dunque davvero importante questa considerazione in chiusura. Io ringrazio la dottoressa Giorgia Lancia, responsabile sviluppo della ICO Industria Cartone Ondulato, dalla sede di Pianella è tutto, linea che può tornare allo studio, a te Alfredo. Andiamo avanti con il nostro giornale, adesso ci occupiamo di un tema diverso che riguarda la mostra dell'artigianato abruzzese di Guardia Grele che taglia il traguardo del mezzo secolo, dal 1 al 23 di agosto ci sarà nuovamente, nonostante l'emergenza, al Palazzo dell'Artigianato questa mostra con importanti novità per i suoi 50 anni di vita. Vediamo il servizio. Presidente, 50 anni, un traguardo davvero prestigioso, mezzo secolo di vita per la mostra dell'artigianato artistico abruzzese di Guardia Grele, un grande traguardo, ma si guarda avanti. Sicuramente, veniamo da lontano, 50 anni di storia, di tradizioni, di cultura abruzzese, però al tempo stesso guardiamo anche lontano perché non possiamo non fare i conti con la digitalizzazione, con le nuove tecnologie. Con lo sviluppo da lasciare l'artigianato alle nuove generazioni, quindi sono obiettivi importanti, quindi questo per noi oggi non è un punto di arrivo,
arrivo, ma è un punto di partenza per continuare con maggiore entusiasmo a svolgere la nostra attività all'interno della Regione Abruzzo. Quest'anno sarà una mostra naturalmente che terrà conto delle emergenze del Covid, e quindi sarà una mostra sicura, e questo è bene dirlo, quindi i visitatori potranno prenotare le visite e dovranno rispettare nel momento in cui verranno a Guardia Grele tutte quante le norme di sicurezza. La mostra deve essere una vetrina per far vedere alle migliaia di visitatori che arrivano a Guardia Grele da tutto il mondo, e speriamo anche quest'anno di poter avere visitatori da altri stati, devono esporre il meglio della loro produzione artigiana che di anno in anno si deve anche rinnovare. Un traguardo molto importante per una mostra, per una città, un borgo che meritano la massima attenzione, come regione l'abbiamo avuto, soprattutto quest'anno che chiaramente ricorre un cinquantennale importante. Purtroppo che è capitato in un momento poco felice, però l'importante è che la manifestazione ci sia, e ci sia soprattutto l'impegno in quel tipo di attività che stanno man mano riscoprendo grande successo. Questo sicuramente è un volano, perciò lo abbiamo attenzionato. Io credo che anche una serie di attenzioni che il governo regionale ha posto con delle misure ad hoc, credo che vadano verso quella direzione. Aver portato a casa ieri un risultato importante su altri fondi europei che possono arrivare, anche se dovremmo cercare di accelerare l'immissione sul mercato, io credo che sia un altro traguardo importante. A Celano, dopo anni di lavoro sul progetto Sabato, sarà tagliato il nastro del Centro per Autismo e Cura della Ludopatia, il servizio di Maria Antonella Di Michele. Un progetto unico nell'intera provincia dell'Aquila. Si tratta di un centro per l'autismo, ma anche centro antiviolenza e per la cura della ludopatia. È il progetto al quale ha lavorato il sindaco di Celano, Settimio Santilli, con la sua squadra amministrativa e che oggi presenta orgoglioso. Il centro diurno semiresidenziale Casa dei Sogni è stato realizzato all'interno dell'ex sede della polizia locale. All'interno della struttura gli ospiti saranno assistiti da un team di specialisti che li accompagneranno in percorsi anche volti all'ingresso nel mondo del lavoro. Sì, è un progetto molto lungimirante sul quale abbiamo puntato da diverso tempo e sul quale stiamo lavorando da circa 5 anni, e finalmente troverà la sua apertura tra una settimana, ovvero sabato prossimo. È il primo centro per l'autismo in provincia dell'Aquila per 22 posti letto, e a fianco a questo centro per l'autismo verrà realizzata anche una struttura dove troverà sede uno sportello antiviolenza donne e uno sportello ludopatie e dipendenze della persona. Il personale è stato già reperito? È stata fatta una convenzione con l'associazione Alba, che già gestisce altri centri in Abruzzo, e in questo caso c'è bisogno di maestranze molto specializzate e che quindi non possono essere reperite a caso. Ecco perché abbiamo portato questa convenzione in consiglio comunale, in maniera tale che venisse legiferata dallo stesso consiglio in toto. Ecco, nello specifico che cosa si farà all'interno di questo centro? All'interno di questo centro ovviamente verranno fatte delle attività riferibili alle persone che hanno l'autismo, e in particolare verranno fatte anche attività motorie, ma soprattutto sarà un centro che verrà collegato direttamente anche con la scuola di arti e mestieri che abbiamo inaugurato qualche settimana fa, limitrofa a questa struttura, dove troveranno spazio anche i ragazzi autistici che potranno imparare dei mestieri per entrare anche loro con tutti i diritti nel mondo del lavoro. Ed ora lo sport. Calcio di Serie B, sarà l'esperto Nicolo Baroni della sezione di Firenze a dirigere il match del provinciale di dopodomani fra Trapani e Pescara. Una partita dalla quale passa la salvezza del Delfino, un obiettivo fondamentale anche per il futuro della società biancazzurra. Vediamo il servizio di Andrea Costantini.
La permanenza in Serie B del Pescara è un obiettivo ineludibile per dare futuro alla società. Una eventuale retrocessione potrebbe avere conseguenze gravissime sotto il profilo economico per il club. Plusvalenza e diritti televisivi sono stati cruciali in questi anni di gestione Sebastiani, ma sono entrate di natura economico-finanziaria che la terza serie non consente. Una tale lettura rende ancora più cruciali gli ultimi 270 minuti di stagione regolare e sicuramente l'anno più difficile della Delfino Pescara e della presidenza targata Daniele Sebastiani. Al di là delle due retrocessioni dalla Serie A, dimensione evidentemente ancora troppo alta per il Delfino, le annate al di sotto delle aspettative sono state sempre quelle dopo le retrocessioni. Nel 2013-2014 con la staffetta a Marino Cosmi, il Pescara crolla all'inizio del girone di ritorno, si complica la strada per i playoff e con Cosmi in panchina limita i danni e si salva in netto anticipo. Nel 2017-2018 Pillon riaccende una squadra fiaccata dopo il cambio Zeman-Epifani e centra la salvezza l'ultima giornata, ma senza mai essere entrato in zona play-out, che invece il Pescara ora occupa da due giornate. Quello che preoccupa di più è che la squadra, nonostante i due cambi in panchina, da Zauri alle Grottaglie, da Le Grottaglie a Sottil, ha visto col passare del tempo peggiorare il suo trend. Nel girone di ritorno il Pescara è terzultimo con 16 punti, ha vinto appena 4 partite, due delle quali con le prime due panchine di Le Grottaglie. Poi solo altre due vittorie nelle restanti 13 partite e nessun segnale di inversione di tendenza. Ed è questo ciò che preoccupa di più. Sempre guardando i numeri, il Pescara ha avuto una continuità desolante nel prendere gol, 27 in 16 partite del girone di ritorno ed erano 25 allo stesso punto del girone d'andata, ma ha smesso di fare gol, erano 26 le reti fatte dopo 16 giornate all'andata, sono solo 18 in 16 giornate del ritorno. Le 5 sorprendenti reti di Zappa hanno in parte compensato l'addio di Macin, ma Galano ha segnato molto meno nella seconda parte della stagione, così come i centravanti, Pucciarelli, Bocic, per non parlare del flop Bojinov, i quali hanno fatto troppo poco in fase realizzativa. Se si è arrivati a questo, la colpa è un po' di tutti, delle scelte della società, ma anche di molti calciatori che hanno reso al di sotto delle attese. Gli allenatori Zauri e Le Grottaglie le loro eventuali responsabilità le hanno già pagate. Non resta che sperare che questo Pescara, in queste condizioni, sappia scoprirsi compatto e granitico e sappia andare contro il momento, trovare nel proprio animo la voglia di lottare, superare gli ostacoli ed evitare alla piazza una clamorosa onta. Facile a dirsi, più difficile da dimostrare sul campo. A Trapani non si può fallire, altrimenti si spalancherebbero le porte dei play-out e con Cosenza e lo stesso Trapani che provano una incredibile rimonta dalla zona retrocessione diretta. Sottil dovrà fare a meno di Galano e Castanos, oltre che dei lungodegenti. Clemenza, colpito duro col Frosinone, proverà a stringere i denti per far parte del 3-4-2-1 nel quale Drudi contende una maglia del grosso nel trio di difesa, mentre Busellato agirà al fianco di Memushai. Il Trapani, per sperare ancora, ha un solo risultato, la vittoria, e entro domani presenterà ricorso al collegio di garanzia del CONI per riavere i due punti tolti dalla giustizia sportiva. Tra gli ex ci sarà Fornasier, in forte dubbio Pettinari, assente lo squalificato Koulibaly. Il Pescara proverà ad aggrapparsi ai pochi precedenti. Al provinciale non solo è arrivata l'ultima promozione in Serie A, ma i biancazzurri non hanno mai perso. Due le vittorie nelle stagioni 14-15 e 15-16 e due i pareggi, il 2-2 con doppio vantaggio del 2013 e quello valso la Serie A. In queste difficoltà ci si aggrappa anche a cabala e ricordi. Adesso andiamo in Serie D. Il Notaresco continua la sua campagna di rafforzamento e tessera l'attaccante esterno argentino Ezequiel Banegas, ex Francavilla. Comincia a prendere forma l'organico a disposizione del tecnico Massimo Epifani. Vediamo. Continua ad essere attivissimo il Notaresco del presidente Salvatore Di Giovanni, che piazza un altro autentico colpo da 90. Si tratta dell'attaccante esterno argentino Ezequiel Banegas, visto in Abruzzo dal 2017 al 2019 con la maglia del Francavilla e fortemente voluto a Notaresco proprio dal DS Paolo D'Ercole, ex dirigente giallorosso. A Francavilla si è messo in evidenza con 21 gol in 60 partite. Lo scorso anno è stato ad Andria e poi a Prato, un acquisto che dà ulteriore spessore alla rosa rossa.
rossoblù, dopo gli innesti di Dos Santos, Bianciardi, Lattarulo e Simoncini, la permanenza di Frulla ed una serie di altre conferme annunciate dal club nelle ultime ore. Intanto quella dell'ex difensore del Francavilla, Matteo Gallo, pronto a disputare la sua seconda stagione consecutiva a Notaresco, 18 presenze, delle quali 9 da titolare lo scorso anno. Il terzino destro classe 2000, Riccardo Di Stefano, prodotto delle giovanili dell'allora San Nicolò, lanciato in D proprio dal tecnico Massimo Epifani nel campionato 2016-2017. Pronti alla terza stagione consecutiva a Notaresco, l'attaccante esterno classe 2000, Nicolo Cancelli, già 37 presenze complessive in rossoblù con 3 reti, e il centrocampista campano classe 2001, Giovanni Bosco Blando, per lui già 49 gettoni con la maglia del Notaresco. E poi altri due prodotti del settore giovanile locale, i difensori Jacopo Di Saverio, 2002, e Matteo Sorrini, 2003. Non sta a guardare il Pineto, altra società attiva ed ambiziosa, che nella giornata di ieri ha annunciato l'arrivo di Giuseppe Nicolao, terzino sinistro, autore di una ottima stagione passata ad Agnone, e che in carriera vanta anche un debutto in Serie B a Lanciano e tante presenze in C con le maglie di Melfi, Ancona, Viareggio e Alessandria. E nelle prossime ore nuovo colpo in procinto di essere ufficializzato dal duo Brocco-Giammarino, il centrocampista offensivo Cosimo Palumbo, ex Francavilla e Vastese. Passi in avanti anche della matricola Castelnuovo, che annuncia altre 3 conferme rispetto al campionato di eccellenza vinto nell'ultima stagione: il difensore classe 2001 Daniele Di Loreto e i centrocampisti Mattia Foglia, 99, e Leonardo Emili, 2001. A Vasto, risolta la situazione societaria, sono stati posti i primi tasselli: l'arrivo del tecnico Massimo Agovino e del dirigente Maurizio Sabelli, che assieme al confermato DS Nicola D'Ottavio compongono un trio ex agnonese che può essere garanzia di un lavoro svolto in grande armonia. Ora si passerà all'allestimento dell'organico, che passa intanto dall'annuncio di 2 importanti conferme: i difensori Mattia Altobelli e Nicolas Di Filippo, entrambi tesserati lo scorso mese di dicembre dalla società aragonese. Situazione che sembra ancora in alto mare a Giulianova, mentre Chieti e Avezzano continuano a sperare nella Serie D e intanto arricchiscono la loro rosa. Il Chieti ha tesserato il centravanti Luca Fabrizi, ex L'Aquila, Giulianova e Castelnuovo. Ad Avezzano sono approdati il centrocampista Cristiano Verna, fratello di Luca, giocatore della Ternana, l'attaccante Ilario Lepre, un ritorno, e il difensore ex Teramo Mattia De Fabritis. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi, il prossimo appuntamento è alle ore 19, buona giornata.